Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Coronavirus, i dati dei contagi sono un po' in salita in Toscana, leggermente, sono 12 contro i 416 dell'Italia. Ma vediamo insieme la grafica provincia per provincia. Come vedete ci sono 6 casi a Firenze, 3 a Massa, 1 a Pistoia, 1 a Pisa, 1 a Livorno, ma le altre province non hanno nuovi contagiati. La cosa bella è che ci sono moltissimi guariti. Centri estivi al via dal 15 giugno, fissate procedure, linee guida e regole valide, in questo caso da subito anche per le spiagge libere che con le temperature che iniziano ad alzarsi saranno nelle prossime settimane probabilmente sempre più frequentate. Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha firmato una nuova ordinanza anti-Covid per svolgere tutte queste attività limitando al massimo i rischi di contagio. E c'è una buona notizia, sono sbarcati anche gli ultimi 2 positivi dalla costa di Adema. La nave era a Piombino dal 30 marzo. E cambiamo decisamente argomento, furti in ditta spedizioni nei guai, è finito Claudio Morganti, ex europarlamentare della Lega, è un suo complice. Vediamo. Ha trattenuto una parte del materiale da consegnare a una società di spedizioni, circa 80.000 euro il valore della merce, trovata e sequestrata dai carabinieri di Signa. Nei guai è finito Claudio Morganti, 47 anni, ex europarlamentare della Lega nella legislatura 2009-2014, attualmente imprenditore e titolare di una ditta di trasporto e logistica con sede nella provincia di Pistoia e con magazzino di stoccaggio a Calenzano. Nei guai anche un suo collaboratore di 25 anni. I 2 sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto e stamani sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Prato che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora nei comuni di residenza e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Morganti, che ha guidato la Lega Nord provinciale per anni e che è stato uomo del carroccio fino al 2013 quando, ancora in carica al Parlamento europeo, fu espulso, si difende: non ho rubato niente a nessuno, vanto un credito di 40.000 euro dalla ditta che mi ha dato il lavoro e per questo ho trattenuto alcuni pacchetti, si tratta di telefonini e altri oggetti. Positivo il debutto degli Stewart per la Movida Sicura a Firenze, il servizio. Sì, ieri c'era una presenza massiccia di forze dell'ordine coadiuvati appunto da questi assistenti civici, una presenza massiccia rispetto allo scorso weekend, c'era un attimino più ordine. Il vero banco di prova sarà probabilmente stasera, ma nella serata di ieri, freddina e quindi meno affollata, è andato comunque tutto bene per il debutto dei nuovi Stewart per la Movida Sicura. Pagati dai locali, grazie anche al sostegno della Camera di Commercio, hanno il compito di informare sul rispetto delle norme per contenere la diffusione del Covid-19. Servono gli Stewart? Sì, penso proprio di sì, una tutela in più. Ma è stata anche un po' troppo demonizzata questa Movida in Santo Spirito o no? Sì, un po'. Ci hanno dato giù pesante, comunque non è tutta questa confusione, si pensa, comunque anche noi cerchiamo di stare più attenti possibile, insomma, poi logico sono. Però con l'aiuto delle forze dell'ordine non riusciamo più a tenerla sotto controllo. Del piano anti-assembramenti voluto da Palazzo Vecchio e dalle associazioni dei commercianti e approvato dal prefetto di Firenze fanno parte anche gli agenti delle forze dell'ordine. Gli Stewart si sono posizionati nelle piazze più gettonate della Movida fiorentina come Santo Spirito, Sant'Ambrogio e Borgo La Croce e c'è stata piena collaborazione da parte dei cittadini. Ma girellavano attorno ai tavoli, ci chiedevano niente, ci allontanavano, ronzano intorno ai tavoli, un po' inquietante perché in Santo Spirito non si è mai vista una cosa del genere, però insomma non fastidiosi. Intanto sempre per i bar e ristoranti il comune ha azzerato fino ad ottobre il COSAP, la tassa sul suolo pubblico. La decisione è stata presa dalla giunta di Palazzo Vecchio e dovrà passare dal consiglio comunale. È stato inoltre approvato il differimento del termine di pagamento dell'unica scadenza COSAP 2020 al 30 novembre. Per gli ambulanti, cancellata la prima rata del canone per le occupazioni di suolo pubblico. Sarà Maurizio Bigazzi il nuovo presidente di Confindustria Firenze. Entrerà in carica il 30 giugno. Rachele Campi.
Sarà Maurizio Bigazzi il nuovo presidente di Confindustria Firenze, imprenditore del settore agroalimentare e presidente di Toscanità, azienda specializzata nella produzione di pasta fresca, e vicepresidente di Gerist, impresa operante nel settore della ristorazione collettiva e catering. Sarà eletto ufficialmente il 30 giugno e resterà in carica per 4 anni. Succederà a Fabrizio Monsani e ha idee chiare sul futuro dell'economia fiorentina. Firenze ripartirà solo se ripartiranno ovviamente le sue imprese, che sono praticamente il nostro principale antidoto alla crisi. È la sola macchina che produce PIL, sono le imprese. È la fondamenta praticamente del benessere di Firenze, sono le imprese, tutte le imprese industriali, coniugate, manifatturiera, turistica e industria dei servizi. Abbiamo bisogno però di un territorio, lo ripetiamo da tanto tempo, che sia un territorio più attrattivo, accogliente per fare impresa, e ne abbiamo bisogno questa volta da subito, perché la crisi ci impone di dare risposte immediate, non possiamo più aspettare tempi elefantiaci. Cogliamo l'occasione della ricostruzione per un cambiamento epocale nei tempi della risposta della pubblica amministrazione e della realizzazione di quelle infrastrutture che fanno anticamera da decenni, che tutti ormai sappiamo, è inutile declinarle. Non chiediamo delle regulation, ma chiediamo una pubblica amministrazione che condivida obiettivi e soprattutto tempi di attuazione finalmente industriale. Queste sono le cose che chiediamo, in sintesi. È chiaro che di fronte a questa pandemia l'economia dovrà fare una rivoluzione culturale. Dobbiamo presentare progetti perché indubbiamente certe attività probabilmente non ripartiranno. Quindi dobbiamo individuare trend di novità, saranno indispensabili per produrre ovviamente in questa città interessi, portare interessi e fare ovviamente un'economia, un volano all'economia, e naturalmente il volano dell'economia sono soltanto le imprese. Reinventarsi e aprire la zona traffico limitato per facilitare l'ingresso al centro dei fiorentini, queste le proposte del presidente di Confcommercio per la Firenze del futuro, sentiamolo. Senza famiglie, senza residenti, stando esclusivamente nelle mani dei turisti, ecco qui che ci scopriamo fragili, vulnerabili. Quindi ritornare a mettere al centro la vita sociale, servizi, spazi, tempi, proposte che siano anche e forse soprattutto per i fiorentini, e non scegliere, come è stato fatto nel passato, i fiorentini nei centri commerciali, i turisti nei centri storici. Il presidente di Confcommercio Firenze stavolta parla ai suoi. Al netto degli aiuti che dovranno necessariamente avere i commercianti, i ristoranti, i bar, la rinascita di Firenze dovrà passare anche dalla capacità di reinventarsi, soprattutto di coloro che grazie al turismo, com'era, sono nati e vissuti. Io penso che ci sarà una trasformazione profonda dell'offerta, della proposta e soprattutto dell'idea di servizi alla comunità. È chiaro che i tanti che sono nati all'interno di questo percorso turistico, come sono nati, moriranno. Attenzione però, avverte Cursano, le persone in centro vanno fatte arrivare, no netto quindi alla ZTL. È inutile concedermi i tavolini, è inutile concedermi le sedie se poi rimangono vuote. Non possiamo creare impedimenti, dobbiamo semplificare l'accesso. Se noi perdiamo il mercato interno in questo momento, si muore. Quindi ZTL no, da rosso bisogna andare a verde. Dare delle regole, dare degli spazi, dare delle agevolazioni assolute, 50 centesimi ai parcheggi, degli spazi o delle aree che di giorno hanno delle funzioni, adibiamole a parcheggio fino a una certa ora. Noi dobbiamo dire a tutti i fiorentini: ritornate a vivere e riprendervi la vostra città. Riaperta oggi la Torre di Pisa, i primi visitatori sono stati padre e figlia, entrambi pisani. Il servizio. Lei non è mai montata sulla torre, è l'occasione, quindi lei ha 10 anni, ricorderà magari fra anche 80, dirà, io negli anni
20, sono stata sulla torre, periodo di Covid e tutto. Sono padre e figlia di Pisa, i primi ad entrare nella torre pendente in occasione della sua riapertura al pubblico di questa mattina. Per loro e per i primi 50 visitatori anche la ristampa di un volume storico dedicato al campanile di Piazza dei Miracoli. Si tratta di un segnale di speranza per la città e per il mondo intero, dopo che l'emergenza coronavirus aveva costretto il celebre monumento alla chiusura per quasi 3 mesi. È una cosa veramente emozionante, una cosa importantissima. Sarà naturalmente difficilissima la ripresa, avremo tante spese e poche entrate, però questo va fatto appunto, come dicevo prima, per tutelare la grande bellezza, che è una frase di Dostoevskij, e anche per risollevare un po' non solo il morale ma anche l'economia. Potranno salire sulla torre 15 persone per volta, tutte dotate di un dispositivo elettronico per il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Se 2 si avvicinano più del metro, che è quello necessario, allora questo suona e dà delle emittenze luminose in maniera da avvertire che si è superata la distanza. Nonostante le nuove misure di sicurezza, l'emozione di raggiungere la vetta della Torre di Pisa rimane intatta. È stato meraviglioso, sono felicissima di essere venuto, meno male è stato riaperto e quindi niente, sono molto contenta. Ammessa in sicurezza con un'app che controlla i flussi dei fedeli. Un progetto pilota in 3 parrocchie in provincia di Firenze. Vediamo. Alla messa in sicurezza, avviato dal 18 maggio, un progetto pilota in 3 parrocchie della provincia di Firenze. Grazie a sensori e a un'app vengono monitorati i flussi di fedeli in entrata e in uscita dalle celebrazioni religiose. L'idea è della startup cooperativa G-Move, composta da 6 giovani under 30, a finanziarla la Fondazione Noi, Lega Coop Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nelle 3 parrocchie coinvolte, Gesù Buon Pastore di Casellina Scandici, il Santuario di Santa Verdiana di Castel Fiorentino e la Parrocchia di Santa Maria di Settignano a Firenze, sono installati dei sensori che, nel pieno rispetto della privacy, consentono di monitorare in maniera costante e in tempo reale il numero di persone all'interno. Attraverso una web app, in occasione della messa, il personale volontario all'entrata della chiesa sa, istante per istante, quanti fedeli possono ancora entrare, quando è invece il momento di fermare gli ingressi. Fornite anche istruzioni su come muoversi all'interno della chiesa per garantire ingresso e uscita ordinati e veloci, rispettando sempre la distanza di sicurezza. Durante la cerimonia i fedeli devono restare seduti nei posti indicati, opportunamente distanziati. Il progetto sarà sperimentato per 3 mesi e potrà eventualmente essere esteso ad altre chiese. La Basilica di Santa Croce a Firenze riapre ai visitatori gratis fino al 24 giugno. Nella Basilica si celebravano già le messe. In servizio. Santa Croce è un luogo che da secoli incarna gli ideali religiosi e civili in cui una comunità si è riconosciuta. Dapprima quella cittadina, poi la comunità nazionale e infine il mondo ha trovato in Santa Croce un proprio punto di riferimento. Artisti straordinari hanno dato corpo a questi ideali e a questi valori, creando un patrimonio estetico, artistico di straordinaria importanza. In un momento così difficile abbiamo deciso di aprire le porte di Santa Croce a tutti e restituirgli la sua dimensione di luogo della comunità. Potete quindi venirci a trovare il sabato e la domenica, siamo aperti gratuitamente. Vogliamo che tutti quelli che amano questo luogo possano visitarlo e conoscerlo in piena sicurezza, ma anche con un rapporto coinvolgente con il nostro patrimonio. Quindi vi aspettiamo a Santa Croce. A Firenze è riaperto anche il Museo Galileo. Chiara Valentini. La prima cosa che abbiamo voluto fare, anche se naturalmente i visitatori non sono molti, abbiamo voluto sparare le bolle di sapone davanti alla porta del museo, e questa cascata di bolle di sapone ci ha allietato un po' tutto. Si è riaperto il portone del Museo Galileo, anche se in questo periodo non ha mai interrotto la sua missione di giocare con la scienza. Oltre 100 le lezioni a distanza organizzate durante il lockdown. Ha riaperto senza i gruppi di gite scolastiche che di solito in questo periodo affollavano le sale, senza le centinaia di turisti,
ma potrebbe essere l'occasione per i fiorentini di riscoprire uno dei propri gioielli. Oltre alle ormai classiche misure di sicurezza, disinfettante, mascherine, plexiglass, il percorso è stato organizzato a senso unico e il museo è aperto solo dal venerdì al lunedì, con un'apertura straordinaria martedì 2 giugno. Non è stato semplice, inoltre, reinventare un museo che, oltre ai cimeli storici che contiene, il cannocchiale di Galileo, per citarne solo uno, è sempre stato molto tattile. Il museo, soprattutto la parte didattica del museo, era improntata a far toccare alcune copie di strumenti. Quindi pensate adesso, in questa fase abbiamo dovuto fare delle postazioni dove i nostri operatori movimentano loro stessi, movimentano alcuni strumenti del museo, la macchina per il vuoto, l'elettrostatica, la forza centrifuga. Penso che incuriosiscano moltissimo i nostri visitatori, soprattutto gli adulti. Non occorre essere esperti o appassionati per divertirsi con la scienza, è questa la filosofia del museo, che giocare con strumenti di 400 o 500 anni fa e tornare bambini fa bene a tutte le età. Ad Arezzo riaprono i centri disabili. Vediamo. Dalla prima settimana di giugno potranno riprendere gradualmente le attività dei centri diurni per persone diversamente abili, con percorsi personalizzati e con tutte le misure di sicurezza previste. Durante la lunga quarantena è stato garantito alle famiglie che hanno vissuto questa ulteriore condizione di fragilità il servizio domiciliare, convertendo alcune ore di attività normalmente svolta nelle strutture in attività a domicilio. Oggi, visto che possiamo ripartire, siamo già pronti a farlo, grazie alla lavoro di chi da anni cura questi servizi, coordinato dall'Ufficio delle Politiche di Coesione Sociale del Comune, spiega l'assessore del Comune di Arezzo, Lucia Tanti. Il tempo sospeso lo abbiamo utilizzato per predisporre tutti i protocolli necessari a garantire la sicurezza dei nostri assistiti, prosegue Tanti, rimodulando spazi, attività, presenze, senza abbassare la qualità della risposta di cura e socializzazione. Quelle famiglie che decidono di non far rientrare il loro congiunto nel diurno avranno, come durante la quarantena, un piano personalizzato di cura e accompagnamento anche a domicilio, grazie al lavoro di progettazione di cooperative, associazioni e istituti privati. Se la prudenza e la pazienza sono d'obbligo verso le realtà ludico-ricreative, che possono aspettare qualche settimana prima di riprendere le attività, sottolinea Tanti, per queste realtà è invece d'obbligo il coraggio. Un coraggio che non ci manca, come non ci manca il discernimento tra ciò che dobbiamo far partire subito e ciò che può e deve attendere per la sicurezza sanitaria di tutti. Prezzo del latte ovino, Confagricoltura e CIA contro le aziende di trasformazione. Carlo Sestini. Siamo stufi che a pagare siano sempre gli allevatori, rimettendoci sul prezzo del latte. I presidenti regionali di Confagricoltura e CIA, Marco Neri e Luca Brunelli, rompono gli indugi dopo l'ennesimo tavolo regionale che ha portato nuovamente ad un nulla di fatto sul fronte del prezzo del latte da pagare agli allevatori. Non possiamo più tollerare un comportamento di questo genere da parte delle aziende della trasformazione, aggiungono Neri e Brunelli. Puntualmente, come accaduto nei precedenti incontri, molte di loro hanno continuato a mostrare un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della regione e dei nostri associati nel ruolo di convitato di pietra. Una situazione incresciosa che unisce in un comune denominatore il latte bovino e quello ovino, seppure in misure e modalità diverse. I presidenti spiegano poi che, eccezion fatta per le cooperative dei produttori, le altre aziende hanno colto l'occasione di un'emergenza come quella da Covid-19 per trarre vantaggi economici senza motivazione alcuna, a discapito di altri, segnatamente degli allevatori. Teniamo conto, aggiungono i vertici toscani di Confagricoltura e CIA, che il formaggio e gli altri prodotti non hanno avuto una contrazione delle vendite così marcata, contrariamente a quanto viene sostenuto, e per l'invenduto è intervenuta Ismea, che ha acquistato formaggi per gli indigenti. Non si capisce dunque perché si vuole assolutamente ridurre il
prezzo del latte pagato agli allevatori, che a questo punto sono vittime dell'ennesimo ricatto industriale. È curioso, continuano ancora Neri e Brunelli, che gli stessi caseifici chiedano soldi alla regione per finanziare i vari PIF, salvo poi, come in questo caso, neppure avere il buon gusto di sedersi ai tavoli regionali convocati per non sentir parlare di prezzi che hanno la pretesa di determinare loro in maniera unilaterale. A queste condizioni non ci stiamo e pretendiamo il rispetto che i nostri associati meritano, altrimenti non possiamo escludere di assumere misure drastiche in loro difesa. Una donna di 74 anni è morta all'ospedale di Livorno, dove era stata ricoverata nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a un incidente stradale. L'anziana era stata investita sulle strisce. Una rappresentanza della comunità Roma ha manifestato stamani davanti a Palazzo Vecchio. Sentiamo perché. Noi abbiamo protocollato richieste ben precise. Nell'area metropolitana di Firenze vivono 1200 rom, area della città metropolitana, a Firenze 850. Sono già 55 le famiglie che hanno richiesto i buoni alimentari. C'è un decreto legge economico, 13 maggio, articolo 107,2, che rifinanza con 400 milioni di euro. Dario Nardella e l'assessore Vannucci, per cui le famiglie rom hanno diritto di avere i buoni alimentari economici. Una rappresentanza del Consiglio nazionale Rom, Sinti e Camminanti ha organizzato una manifestazione contro il razzismo davanti a Palazzo Vecchio per lamentare la mancata erogazione dei buoni spesa e di altri fondi. In realtà la distribuzione dei buoni spesa era relativa alla sola fase di emergenza e si è conclusa il 17 di aprile. Oltre 10.000 le richieste, di cui 7.000 quelle accolte perché avevano i requisiti, mentre le richieste della comunità Rom sono arrivate dopo. Inoltre non sono state fatte online, unica modalità permessa, come evidenziato sul sito del Comune di Firenze. Per quanto riguarda i nuovi finanziamenti del governo, inoltre, non sono stati trasferiti, ma è stato solo costruito il capitolo per i finanziamenti. A Firenze la situazione nei campi Rom, in via di progressiva dismissione, è sempre stata monitorata, ma Zuinisi denuncia comunque una situazione drammatica. Non abbiamo avuto nessun tipo di supporto, non abbiamo avuto mascherine, non abbiamo avuto consegna di niente. Noi abbiamo chiesto la consegna di mascherine, di saponi, di disinfettanti, sono 3 mesi. Se arriva il virus sarà una strage. Per ora non ci sono stati morti? Sì che ci abbiamo morti, in tutta Italia, sì, sono morti i rom. No, a Firenze no. Nell'elenco dei 25 cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci sono due importanti nomi dell'industria fiorentina: Ferruccio Ferragamo e Lorenzo Coppini. L'onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica. Turismo, nasce il portale dedicato alla montagna pistoiese. Promuoverà eventi e fornirà servizi utili all'utenza. Patrizio Ceccarelli. Nasce il portale del turismo attivo dedicato alla montagna pistoiese, TuscanyMountain.it, per raccontare gli sport e le attività disponibili per tutti sulla montagna pistoiese, oltre alle sue bellezze naturali, l'arte, le curiosità e i prodotti tipici del territorio. Il sito è stato realizzato nell'ambito del progetto Obiettivo Pistoia. A promuoverlo Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Pistoia, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio e Comune di Pistoia. Il progetto è attuato da un'associazione temporanea d'impresa composta da Consorzio Turistico Città di Pistoia, Consorzio APM e Toscana Turismo e Congressi, con l'obiettivo di promuovere l'intero territorio della montagna pistoiese. Nato da un'analisi condotta dal Politecnico di Milano, che individuava nell'offerta di sport e natura uno dei punti di forza più significativi della montagna pistoiese, il portale raccoglie l'intera proposta turistica del comprensorio, con una serie di servizi per gli utenti, come la possibilità di scaricare cartografie, contattare le guide ambientali e i maestri di sci, scoprire l'offerta di eventi e iniziative, le strutture ricettive e l'enogastronomia. Il collegamento con il sistema regionale della promozione turistica, spiegano i promotori del portale, permetterà anche la pubblicazione di contenuti, per esempio iniziative ed eventi, direttamente connessi con le pagine web regionali. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.